Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo video, ma questa volta mi allontano un po' dalla mia comfort zone perché volevo parlarvi di un nuovissimo prodotto che seguo su Kickstarter da qualche mese e che sono sicuro potrà interessare anche a molti di voi. Chi mi conosce sa che sono anche appassionato di puzzle e di rompicapo, ma soprattutto puzzle. E infatti l'anno scorso mio fratello mi ha regalato un puzzle da 1000 pezzi di Mina Lima e ve l'ho anche mostrato nel video della mia collezione aggiornata. E quel puzzle l'ho fatto in circa 2 giorni e mi ha divertito tantissimo, però cercavo qualcosa in più, perché dopo tantissimi anni a realizzare sempre i soliti puzzle mi ero un po' stufato, mi ero un po' disaffezionato. E invece Unidragon ha lanciato una campagna su Kickstarter che io ho trovato interessantissima e devo ringraziare tantissimo Unidragon perché ha creduto in me, credo di essere l'unico italiano ad aver partecipato a questa cosa, ad aver collaborato con loro, perché mi hanno inviato in super anteprima il prodotto che al momento potete preordinare su Kickstarter e che lo potete preordinare ad un prezzo vantaggioso. Quindi vi lascio sotto tutti i link in info box e comunque oltre al link per acquistare il prodotto trovate anche i link ai vari social. Io vi consiglio di dare uno sguardo al loro Instagram, trovate tutto sotto. E ragazzi, ecco che mi è arrivata questa box giusto questa mattina che contiene questo puzzle che secondo me è qualcosa di spettacolare. Questo prodotto si chiama Quezzle, che è una crasi tra quest, quindi sfida, e puzzle, quindi rompicapo, perché questo nuovo tipo di puzzle ha all'interno circa 40 sfide da scoprire, ci sono tantissimi easter egg e ragazzi, la cosa più figa di tutte, secondo me, è che è totalmente realizzato in legno. Ma la cosa ancora più bella, secondo me, è che c'è dietro un team grafico giapponese che è stato selezionato su oltre 100 team grafici e che ha realizzato questa serie di 4 puzzle che vanno poi uniti tutti assieme, ma che è possibile acquistare anche singolarmente. E questi puzzle rappresentano la Cappadocia, 4 distretti della Cappadocia. Per chi non lo sapesse, ma credo quasi tutti la conosciate, la Cappadocia si trova in Turchia ed è quel posto pieno di mongolfiere dove si verifica spesso e volentieri questo evento di tantissime mongolfiere nei cieli e dove ci sono anche quelle formazioni rocciose molto particolari. Mi ha sempre affascinato e questo team grafico lo ha riportato su questo puzzle. Ma ragazzi, fidatevi, ogni pezzo è realizzato diverso uno dall'altro, quindi sono 1000 pezzi, 250 per ogni settimana. Tutti diversi e hanno delle forme molto particolari. Ci saranno pezzi a forma di mongolfiera, pezzi a forma di aeroplano, pezzi a forma di dinosauro. È davvero una gioia per gli occhi. Unidragon vendeva già puzzle in legno con questa tipologia di pezzi, ma erano diversi perché rappresentavano degli animali, mentre adesso abbiamo questa serie dedicata ai posti del mondo che probabilmente andrà avanti. Ma adesso andiamo ad aprire questa scatola così andiamo a vedere il contenuto. Sono super emozionato, aspettavo questo momento da tanto tempo. Apriamo la scatola che, ragazzi, è davvero bellissima, super curata. E vediamo come si presenta all'interno. Ecco qui che abbiamo le nostre 4 sezioni di Quetzal, super colorate e super belle, e poi qui abbiamo la mappa con le 4 sezioni, quindi qui vediamo quello che andremo a costruire. Ogni sezione è una singola parte del puzzle complessivo che poi andremo a creare. Ma ragazzi, guardate che minuziosità, guardate quanti personaggi. Guardate qui all'interno di queste case, le strade affollate, le giostre. Abbiamo tantissime storie all'interno di questo puzzle che è davvero super bello e super colorato. Ma tiriamo fuori le nostre scatole e adesso vi mostro la prima.
Eccola qui, e adesso la andiamo a vedere un po' più nel dettaglio. Eccola, nella prima scatola, qui nella parte superiore, abbiamo questa che è una specie di tavoletta dove all'interno abbiamo i pezzi che poi serviranno a congiungere le quattro parti del puzzle. Questa qui la possiamo andare a rimuovere ed ecco che troviamo invece l'immagine del distretto che andremo a costruire. Qui abbiamo il nostro puzzle in legno e appunto le istruzioni per andare a fissarlo. E poi ecco qui come si presenta la scatolina tutta in legno. Togliamo il suo coperchio e all'interno troviamo questo giornale che è una sorta di quotidiano della Cappadocia e all'interno troviamo tutte le varie quest da realizzare, gli animali che faremo con i vari pezzi extra che troveremo all'interno e poi naturalmente le varie istruzioni. Non voglio spoilerarvi troppo, ma ragazzi, questo è molto divertente, soprattutto se realizzato insieme ad amici, ad esempio, perché davvero vi passerete le serate. Potrete anche sfidarvi realizzando un distretto ciascuno e fare magari delle sfide a tempo. Altra piccola chicca che mi fa davvero impazzire e che mi fa capire quanta cura c'è dietro questo prodotto è che all'interno di ogni box troviamo anche due supporti, sempre di legno, questi qui, che servono a mettere in piedi il nostro coperchio della scatola in modo da poter guardare l'immagine tranquillamente durante la realizzazione del distretto della Cappadocia, quindi della prima parte, e poi all'interno delle altre box troverete anche gli altri supporti per poter tenere sempre in piedi il coperchio. E altra cosa che vi ricordo è che avete tempo fino al 31 di ottobre per poter preordinare su Kickstarter o la singola parte, quindi potete anche prendere un singolo distretto della Cappadocia o tutta la confezione con i quattro puzzle che io ragazzi vi stra consiglio. Ma solamente tirati fuori dalla scatola i vostri pezzi vi renderete davvero conto di cosa avrete tra le mani. Guardate, prendiamone alcuni, guardate questo pezzo qui, che è a forma di aeroplano, è davvero stupendo. Ne abbiamo un altro qui, guardate, a forma di mongolfiera, ma abbiamo anche altri aeroplani come questo, come quest'altro. Abbiamo ad esempio un'aquila, guardate questo pezzo qui, o ancora abbiamo un drago, guardate, sono pezzi sagomati uno per uno. Qui abbiamo un'altra mongolfiera che è divisa in due pezzi. E non troverete mai due pezzi uguali. Questa è la cosa fantastica di questo puzzle, che lo rende forse un pizzico più difficile rispetto ai puzzle tradizionali, ma ragazzi, guardate che spettacolo per gli occhi. Io sono andato letteralmente fuori di testa quando ho visto il loro Kickstarter. E la cosa ancora più bella è che queste scatole sono talmente fighe che potete tranquillamente esporle in libreria perché sono abbastanza piccole, sono in legno, sono super colorate, quindi potrete anche smontare tranquillamente i vostri Quetzal qualora non voleste magari appenderli in una cornice e poterli rifare tutte le volte che vorrete. Io li trovo anche super indicati per i bambini perché sono decisamente più resistenti rispetto a quelli tradizionali, essendo fatti in legno, quindi i pezzi sono molto più difficili da rompere. Ma ragazzi, io mi vorrei soffermare sulla qualità della stampa di queste grafiche, sono davvero spettacolari. Come vi dicevo, non sono solamente dei semplici puzzle, ma nascondono all'interno delle quest, delle sfide che vengono riportate all'interno del giornalino che troviamo in ogni confezione. Ci sono anche molti easter egg. E una cosa ancora più carina è che una volta finita la sezione, vi avanzeranno dei pezzi. Ci sono dei pezzi doppi che riportano proprio la scritta double sopra incisa al laser.
E quei pezzi serviranno a realizzare un animale in legno che sarà una sorta di mascotte di quella sezione. Abbiamo un elefante, abbiamo un Pegaso, abbiamo un leone. Ragazzi, sono davvero molto molto carini. Quindi abbiamo anche questo extra. Ma ci saranno ancora altre sorprese come dei mini puzzle da realizzare utilizzando alcuni pezzi delle quattro sezioni. Abbiamo anche degli easter egg in realtà aumentata tramite i QR code che troviamo all'interno della confezione. E abbiamo anche la nostra quest principale, che è quella di far ricongiungere il principe con la sua principessa. Ma non posso dirvi di più perché mi hanno letteralmente proibito di spoilerare quali sono le missioni, gli easter egg, i trucchi e tantissime altre cose. Ma ragazzi, a me sopra ogni cosa mi piace tantissimo lo stile grafico di questo design. Mi piace tantissimo i colori che hanno usato, le stampe sono super vivide, super dettagliate e poi i pezzi sono minuziosi. All'interno di ogni pezzo troviamo delle piccole storie, troviamo una miriade di personaggi, ci sono davvero migliaia di personaggi. Ogni dettaglio è una storia a sé. E mi piace davvero tantissimo, così come mi piace questo soggetto, e spero che ne arriveranno altri di altre città e altri panorami del mondo. Come vi dicevo, questa è stata scelta tra 100 possibili proposte che sono state fatte a Unidragon, ma hanno lavorato alla realizzazione di questo puzzle, quindi alla sua propria realizzazione fisica, oltre 90 persone. Hanno impiegato 9 mesi solo per intagliare, per capire come intagliare tutti i pezzi singolarmente e ragazzi, secondo me questo è davvero una piccola opera d'arte e sono davvero contento di poterla sponsorizzare qui in Italia, di farvela conoscere. Magari voi potete farla conoscere ad altre persone che potrebbero essere interessate a questo tipo di passatempi perché io lo trovo fantastico. Non ho adesso il tempo materiale di realizzare qui sul momento il puzzle perché il progetto Kickstarter si chiude tra pochissimi giorni e quindi dovevo realizzare il video velocissimamente e quindi vi mostrerò la realizzazione dei puzzle su Instagram, possibilmente anche stasera stesso già. Usciranno dei primi video con i progressi fatti da me e penso anche dalla mia famiglia perché credo che mi farò aiutare. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate sotto in info box, vi lascio tutti i link utili sia a Kickstarter sia a Unidragon sia a tutti i loro social che sono davvero super colorati e super belli da seguire. Ragazzi, sostenete anche voi questo progetto perché secondo me ne vale tantissimo la pena. Fatemi sapere tutto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, commentate e io a questo punto chiudo il becco e vado immediatamente a cominciare il mio Quetzal.